Allora, ma com'è stato questo nostro corso quest'anno? Nonostante i limiti e le circostanze imposte un po' dalla situazione, questo corso ha suscitato in me sin da subito forte interesse, forte attrazione. Quindi si sta per concludere questo percorso interessante. Eroico. Io direi innanzitutto cross mediale. Non riassumere 2 mesi di corso in 1 minuto per me è qualcosa di complicatissimo. E cosa è stato questo corso? È stato performante. Epico. Io aggiungo discovery. Non riuscivo a capire l'obiettivo cui era finalizzato lo studio di questa materia, però poi... Innanzitutto il completamento di un qualcosa che era iniziato 3 anni fa con Intertwine, con Rovelli, e che è culminato oggi con il lavoro ben fatto, che in realtà avevamo già imparato a conoscere in questi anni. A tratti allucinante. Sorprendente. Anche gentile. È inevitabile che il focus sia incentrato sull'importanza, sulla necessità di comunicare, di interagire, ed è quello che i professori ci hanno permesso di fare sin da subito, sin dal primo giorno. E in realtà quando si arriva in aula per la prima volta c'è quell'attimo di disagio, soprattutto quando viene detto di raccontare quella che è la tua storia personale. Una cosa che mi ha aiutato molto nel lavoro svolto con Bottega O è stata la capacità di sviluppare dei miei strumenti del mestiere, ovvero avere un qualcosa alle spalle che mi aiuti nella creazione delle mie idee, nella messa in pratica dei miei progetti. E anche femminile. Trasfigurativo. È stato anche molto ascolto. Questo corso si è rivelato molto diverso dalle mie aspettative, ma in senso positivo, molto più coinvolgente. Mi ha stimolato a leggere e scrivere i miei pensieri, i miei lavori, cosa molto benefica per una persona come me, che è molto timida. Abbiamo imparato cioè ad osservare la realtà da un altro punto di vista, e questo secondo me attraverso lo studio parallelo dei due testi, quindi il lavoro ben fatto del professor Moretti ed il learning della professoressa D'Ambrosio. È stato non dare per scontate tante cose e riscoprire soprattutto quel lato creativo che era andato un po' perduto negli anni, diciamo, per deformazione professionale. Riflessivo. Collaborativo. Seriale, mi verrebbe da dire. E poi è stata anche questa cosa qui che vedete alle mie spalle, perché prima qui c'era un muro, adesso c'è questa cosa simpatica. Se il primo infatti ci ha fornito gli strumenti del mestiere, dunque ci ha insegnato ad osservare i lavori di tutti i giorni con occhi differenti, quindi il muratore, il salumiere, il fruttivendolo, se lavorano con dedizione e con passione possono incidere sulla realtà. È difficile sintetizzare il programma di questi mesi, anche perché i temi affrontati sono tanti. Non nascondo che prima di fare il video ho riletto la mia bio, ad oggi avrei scritto cose totalmente diverse. Direi sicuramente creativo. E ludico, ludico. Però anche molto affiatato e vicino. Cosa che prima non avevo, dato che ho sempre lavorato molto distinto. Qualsiasi progetto abbiamo messo in piedi l'ho fatto in maniera molto naturale e istintiva. Adesso, avendo un piano alle spalle e soprattutto degli strumenti nel mestiere da poter utilizzare, mi risulta tutto molto più facile. All'inizio non è stato un corso di facile comprensione, perché non avendo il giusto approccio non c'era ancora chiaro dove stessimo andando a parare, però poi con il passare del tempo, con tutti i tra virgolette compiti che ci hanno assegnato e con il progetto che ci hanno permesso di fare, abbiamo visto un po' questo corso come una risorsa. Affettuoso. Anche un bel supporto. E anche eterogeneo. La prima cosa che mi è stata insegnata in questo corso è il fatto di doverci mettere la faccia in tutto ciò che faccio. La prima lezione mi dissero: Valeria, accendi la telecamera. Ho imparato a essere più consapevole, a riflettere, quindi sicuramente a ragionare prima di agire. Mi è piaciuto molto il momento in cui il professore ci ha chiesto che cosa racconterebbe ognuno di noi di un personaggio. Abbiamo creato degli output molto originali, in particolare il mio gruppo ha creato un podcast che mai avrei pensato di realizzare nella mia vita, quindi sono particolarmente soddisfatta. Sorprendente. E giocoso. Fatto di relazioni che sono nate. Bottega O è
qualcosa che io mi porterò dentro perché è diventata uno stile di vita, qualcosa che ogni giorno devo coltivare, che non ha una fine, durerà forse per sempre. Grazie a Bottegao sono stata in grado anche di, diciamo, lavorare molto sul concetto di idea, quindi sul concetto di come raccontare le mie idee e come raccontare il mio modo di fare. Partendo, da una strada individuale. Questo percorso, questa strada si è poi, unita, no? Ricongiunta con quella degli altri individui che. Mi ha spinto a lavorare in un gruppo, a formare delle relazioni e a confrontarmi. Fatto con le mani. Esteso. Fatto in bottega. E io sono molto grata ai professori perché in primis mi hanno permesso di mettermi in gioco e di creare cose nuove, ma anche di conoscere meglio altri miei colleghi e specialmente i miei quattro compagni di viaggio, mi piace chiamarli così. Ho imparato a non essere superficiale, a pensare tanto prima di agire. I docenti mi hanno fatto riscoprire delle passioni che avevo paura a mostrare. Mi sono sentita subito a casa, anche in un contesto che non era semplice perché tutti eravamo lontani, ma comunque questo corso ci ha dato modo di cooperare, quindi di sentirsi vicini. Fatto con il cuore. Sì, è intrigante. Includendo. Oggi sicuramente quello che mi è rimasto di aula è maggiore consapevolezza dei miei mezzi e soprattutto nel come usarli e come usarli bene. Fatto con la testa. Fatto Sperimentale. scrivendo e presentando. Fatto immaginando. E fatto anche sbagliando. Fatto di sfondi di quotidianità. Fatto Sorprendendo. creandolo e ricreandolo. di camere accese. Fatto di teste accese. Fatto includendo la differenza. Fatto di microfoni off. Ma anche di microfoni on. Fatto Dialogando. di un computer, tante facce. di un computer e tanti telefonini. E fatto mettendosi all'opera e mettendosi in opera. Basta. Io direi fatto. Fatto. A posto. Stoppate la registrazione. Fate. Salva. Allora.